Ciao, bentornati alle recensioni di Chiara. Oggi parliamo di un gioco molto adatto a queste feste e parliamo di Il Mercante in Fiera. Questa è la versione edita dalla Clementoni. Il gioco è da 2 a 10 giocatori e ha una durata indicativa di 30 minuti. Il gioco è a firma di Francesco Berardi e illustrato da Alan D'Amico. Il gioco presenta due versioni, la versione classica e la versione moderna, ed è adatto a tutta la famiglia, specie ai bambini dai 7 anni in su. In questo video vediamo come si gioca, dopodiché vi dirò come sempre che cosa ne penso, per cui dai, tuffiamoci nel gioco! Nel Mercante in Fiera, uno dei giocatori vestirà i panni del mercante. Potrà essere il giocatore più anziano al tavolo, oppure colui che è stato al mercato più di recente. Il mercante pone al centro del tavolo il tabellone dal lato rosso. Mescola i due mazzi di carte. Pesca 5 carte rosse e senza vederle le pone qui negli appositi spazi. Queste saranno le carte che daranno punti a fine partita. Distribuite le monete e le carte a ciascun giocatore. Se giocate in due darete 10 carte e 150 soldi a ciascun giocatore. Se siete in tre, 6 carte e 100 soldi. Se siete in 4, 5 carte e 75 soldi e così via, come dice il manuale. Questo è il setup per 4 giocatori. Mettete le monete avanzate accanto al tabellone e i due mazzi di carte restanti qui. A questo punto il mercante mette all'asta una o più carte blu in cima al mazzo. Potrà porre un valore minimo per l'acquisto ed effettuare rilanci per acquistarle. Potrà anche offrire carte senza dire quante sono, ma in questo caso dovrà dare un valore minimo di acquisto e non effettuare rilanci. Chi avrà fatto l'offerta più alta prenderà la carta o le carte e metterà le monete offerte nel mucchietto vicino al tabellone. Se non ci sarà stato nessun rilancio, il mercante acquisterà la carta pagando l'offerta iniziale. Una volta vendute tutte le carte blu, si scoprono le carte e inizia la fase finale. Il mercante rivela la carta in cima al mazzo rosso e chi la possiede deve eliminarla perché non vale più nulla. In questa fase bisognerebbe invogliare gli altri giocatori alla compravendita e allo scambio di carte. A mano le carte perdenti vengono rivelate e quelle rimanenti acquistano sempre maggior valore. Quando il mazzo di carte rosse si esaurisce, si scoprono una alla volta le 5 carte vincenti sul tabellone e si assegnano i relativi soldi. Chi avrà più soldi sarà il vincitore. Per la versione moderna, girate il tabellone sul lato blu. Le carte presentano due colori di sfondo dietro il nome, verde e arancione. Scegliete uno di questi due colori e prendete le 20 carte blu e le 20 carte rosse appartenenti a quel gruppo, rimettendo le restanti nella scatola. Formate due mazzi in base al colore del retro, mescolateli e ponete 5 carte blu sul tabellone. Distribuite le carte rosse e le monete come da manuale. Se siete in 3 o 6 giocatori, mettete all'asta le due carte rosse avanzate. Mettete le carte rosse scoperte sul tavolo. Ponete accanto al tabellone il mazzo delle carte blu. È un numero di tessere contratto che dipende dal numero di giocatori. Il primo giocatore ottiene la tessera primo mercante. A turno farete il mercante e prima di effettuare la compravendita delle carte potrete vedere 3 carte perdenti o una carta vincente. Il turno del mercante si svolge in 3 fasi. Nella prima fase si svolge una di queste due azioni. Guardate 3 carte perdenti in cima al mazzo blu e disponetele nell'ordine che preferite in cima. Guardate una carta vincente sul tabellone, pagando il valore indicato accanto alla carta e ponete al centro del tavolo i pagamenti. Nella seconda fase iniziate le trattative di compravendita con altri giocatori. Potete concludere un solo affare e solo voi potete concluderlo nel vostro turno, ma potete farlo con chi volete. Se concludete l'affare, prendete una tessera a contratto al centro del tavolo mostrando il segno di spunta verde. Se non riuscite ad accordarvi con nessuno, prendete una tessera a contratto e giratela sul lato della X rossa. Nella terza fase scoprite una carta blu in cima al mazzo e scartatela. Chi possiede la relativa carta rossa la scarta. Passate il turno al giocatore a sinistra che diventa il nuovo mercante. La tessera primo mercante resta ferma per tutta la durata della mano. Quando finiscono le tessere contratto, avviate la fase di libero mercato, come nella versione classica. Ogni volta in cui viene scoperta una carta, il mercante cambia.
Scoprite le ultime carte perdenti e poi quelle sul tabellone. Scoperte tutte le carte vincenti e assegnati i premi, inizia una nuova mano. Mescolate e distribuite le carte, mantenete le monete e le tessere contratto in vostro possesso, ponete nuove tessere contratto accanto al tabellone. Chi possiede la tessera primo mercante la passa al giocatore a sinistra, che sarà il nuovo primo mercante. Dopo tre mani il gioco finisce. Contate i contratti stipulati da ognuno di voi. Una tessera con la X rossa è negativa e annulla un segno di spunta verde. Chi ha meno contratti deve dare 30 monete a chi ha il maggior numero di contratti. In caso di parità tra più giocatori, spartitevi le monete. Se quattro giocatori sono a pari merito, date 28 monete invece di 30. Se siete tutti a pari merito, non succede nulla. Contate i vostri soldi e chi ne ha di più sarà il vincitore. In caso di pareggio, condividete la vittoria. Io credo di essere l'unica persona che non aveva mai giocato al mercante in fiera fino a poco tempo fa. Infatti il gioco mi è stato regalato in occasione del mio compleanno nel 2019 e solo da allora sono riuscita finalmente a provarlo e a conoscerlo. Naturalmente ne avevo sentito parlare, ma ovviamente non l'avevo mai provato. Rispetto al gioco originario sono state inserite alcune modifiche che ovviamente hanno reso il gioco più funzionale. Ad esempio sono state inserite le monete e il tabellone per quanto riguarda le carte vincenti. Un inserimento non necessario, ma come vi dicevo molto funzionale. Le illustrazioni sono davvero bellissime e ogni carta è ispirata a un gioco da tavolo, quindi è stato anche divertente cercare di scoprire a quale gioco da tavolo si riferisse quella carta. Oltre al gioco in sé, vi divertirete quindi a cercare di scoprire quali giochi da tavolo si nascondono in questo mazzo di carte. Ad esempio, se vi faccio vedere questa carta, che raffigura il panda, che gioco da tavolo vi viene in mente? Scrivetemelo nei commenti. Come vi ho anticipato, il gioco è adatto a tutti, anche a quei giocatori che non giocano abitualmente. Perfetto per le festività e soprattutto con la possibilità di scegliere tra la versione classica e la versione moderna. La parte sicuramente che mi ha più divertito del gioco è stata la fase delle trattative, dove ovviamente dovrete cercare di incassare le carte migliori, ovviamente spendendo il meno possibile. Devo dire che nella versione classica la fortuna può determinare la vittoria e questo penso che a non tutti possa piacere. Con questo gioco i bambini potranno imparare a gestire le proprie risorse, a partecipare a un'asta, a bluffare anche un po' e a contrattare. Naturalmente, come avrete intuito, anche io mi sono divertita molto a questo gioco e infatti ho voluto fare un video. In conclusione, quindi, non posso che consigliarvi l'acquisto di questa versione del Mercante in Fiera. Quale gioco super classico proponete di solito ai vostri familiari? Fatemi sapere anche questo nei commenti. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e cliccate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Vi ricordo di seguirmi anche su Facebook, Instagram, Telegram, Twitter e anche TikTok. E con questo vi saluto, vi dico ciao, al prossimo video e buone feste!